La possente cavalcata di Forlì in questo campionato di basket si è arrestata solo per mano del Covid-19. La pallacanestro 2.015 si è fermata bruscamente lo scorso 16 febbraio con la vittoria su Roseto all'Unieuro Arena per lasciare spazio all'inesorabile desolazione creata da un virus sconosciuto in attesa di tempi migliori. Però dobbiamo riflettere un attimo, e alla fine quello che ci viene chiesto è stare in casa, o fino a pochi giorni fa stare in casa e essere prudenti, quindi non è un sacrificio insopportabile. Il vero sacrificio, secondo me, lo stanno facendo e l'hanno fatto prima di tutto i malati, poveretti, che hanno avuto meno fortuna di noi, e poi tutto il personale sanitario che si è dovuto dar da fare per cercare di limitare i problemi che abbiamo avuto. Quindi noi dobbiamo solo sostanzialmente stare a casa, essere prudenti, e non credo sia una roba impossibile da fare. Quindi smettiamo di lamentarci e cerchiamo di essere tutti responsabili per uscirne prima possibile. Una stagione vissuta dai biancorossi sopra le righe, chiusa al secondo posto nella graduatoria di Serie 2, frutto di 34 punti raccolti in 24 giornate. Meglio di Forlì ha fatto solo la sorpresa Ravenna, ma per coach Sandro Dell'Agnello la pagella di fine anno è ricca di voti alti. Permetto di dire esaltante, perché dopo un inizio un po', diciamo, in terza marcia, come diceva Tanner, poi abbiamo messo la quinta e non ci siamo girati più indietro. E siamo stati praticamente quasi sempre secondi dietro alla sola Ravenna, che non sbagliava un colpo. Se non sbaglio, nelle ultime 16 partite ne abbiamo vinte 13. Insomma, è stato veramente un percorso che sembrava non dovere e non poter finire mai. Noi all'interno dello spogliatoio avevamo incominciato a credere in qualcosa di importante. Sandro Dell'Agnello sarà ancora al timone dell'Unieuro. Da lui la società ha deciso di ripartire in un campionato anomalo, quello 2020-2021, probabilmente senza pubblico nei primi mesi di contese. Ma qui entrano in ballo discorsi anche economici che sicuramente vanno affrontati. La mia opinione personale, da allenatore, da cittadino della strada, è che lo sport, ovviamente in sicurezza, sia chiaro, in sicurezza, deve ripartire prima possibile, perché sarebbe, come ho detto prima, un grande volano sociale e psicologico.